clima il solito, quello che troviamo in provincia con un po' di calore e colore in più, è un test importante in vista della partita di sabato. Sì, siamo un po' in ritardo, perché io mi ricordo che l'anno scorso avevo chiesto questo tipo di amichevoli, siamo arrivati un po' in ritardo, ma questo è quello che ci fa felici, perché è giusto che noi questi colori vadano in giro per la provincia e magari possibilmente anche fuori. E dunque è una cosa molto bella, sono molto contento anche della partita, che ci è servita moltissimo per tenere, soprattutto in condizioni che gioca un po' meno. Ecco, è un po' diverso la partita in famiglia, che dà delle indicazioni sì, ma così si affronta una formazione che, per quanto sia di categoria inferiore, ci mette grinta, ci mette volontà e in più si ha la possibilità di vedere chi gioca meno, appunto. Ma questo, ma soprattutto secondo me è importante proprio l'ambiente, far vedere che noi siamo, diciamo, come si può dire, la squadra più importante, no? della provincia, dunque è giusto andare in giro a portare anche questo messaggio, e al di là di giocare bene o male, anche di positività, di professionismo, che secondo me ce ne vuole. Le uniche note stonate sono gli acciacchi, che poi sono inevitabili quasi. Sì, anche nella partitella al famiglia ha avuto, può prendere la botta dove ci aveva già male, purtroppo, dunque può capitare, però insomma sono cose che possono succedere in qualsiasi allenamento, no? Infatti i infortuni più gravi sono sempre successi negli allenamenti, ma in partita, però questo fa parte del gioco, l'allenamento e le partite devono continuare. E adesso sabato, Lupi contro Lupa. Sì, avremo modo di magari in conferenza di parlarne, ma sinceramente già da lunedì, da ieri, da oggi, questa partita mi preoccupa molto. Speriamo di prepararla bene, perché sarebbe un peccato non fare la miglior partita possibile. Poi, come al solito, il risultato lo vedremo. Alcuni esperimenti, abbiamo visto Guerriero a sinistra, Corsi a sinistra, Ventre poi seconda punta, ecco, forse questi amichevoli sono utili anche per dare indicazioni. Che indicazione ha avuto mister da questa partita? Ma è solito indicazione, vabbè, prima Corsi e poi Guerriero, sì, a sinistra, perché non eravamo sinceramente alternative, ma al di là di questo sono molto utili, perché ci sono dei ragazzi che fanno le cose e quelle che poi dovranno ripetere in partita, altri molto meno, e devono crescere, devono sbrigarsi, perché abbiamo bisogno di tutti e come al solito giocheranno tutti, e se non sono all'altezza ci rimettiamo un po' tutti. Dunque a me interessa veramente questi ragazzi in queste amichevoli di più, perché si vede più che in allenamento, e molti devono crescere di parecchio, dunque mi auguro che si facciano ancora questa amichevole per dare indicazioni migliori. Molto sorprendente questo ragazzo del Genoa, Minardi, al di là del gol sembra avere una buona personalità, essendo il più giovane anche che oggi ha calcato probabilmente il campo, soprattutto nel primo tempo. È un ragazzo sul quale si può puntare? Ma io l'ho visto soltanto appena la settimana prima di Catania, e addirittura ha giocato, dunque abbiamo visto che è un ragazzo veramente di prospettiva, e al di là di questo proprio di intelligenza calcistica, come anche gli altri ragazzi che sono entrati, Grosso. Per me è importante che i ragazzi capiscano quello che si deve fare sul campo. Se poi si sbaglia non c'è problema, però se capisci quello che bisogna fare siamo già un passo avanti. Ultima domanda, la Mantia, Caccetta, Ciancio, dobbiamo rinunciare a tutti e tre per sabato? Anche Vutov. Sì. Vutov da valutare? Sì. Sì, dire che non abbiamo problemi non si può dire, ma se parliamo di quelli che saranno in campo, e mi auguro che i 14 che entreranno in campo diano il meglio. Grazie. Grazie a voi. Grazie.